Visto che molto spesso le sceneggiature, soprattutto quelle cinematografiche, anticipano la realtà, no? E in questo film, ovviamente si parla di una manovra, decisa, è una manovra che immaginiamo, ognuno può immaginare a suo modo, ma insomma terrificante, no? E quindi volevo chiederle, secondo lei, quanto può esserci di realistico, quanto magari di ciò che lei racconta in questo film, potrebbe realmente accadere o starebbe realmente per accadere? E poi, siccome lei ha dichiarato che oltre al cinema e alla letteratura le interessa molto la televisione, in questo film ci sono diversi attori che noi conosciamo qui in Italia, soprattutto per serie televisive, volevo sapere se ha intenzione magari di portare qualcosa di suo sul piccolo schermo. Grazie. Ma guardi, che sia, diciamo, possibile, mi pare dimostrato perché è accaduto, che come abbiamo visto nel caso della Grecia, tutti noi siamo stati, come dire, in una suspense micidiale, perché è un paese che ci sta molto a cuore, perché è un paese che significa molto, rappresenta qualcosa che va al di là del semplice, è un patrimonio. È un retroterra che ognuno di noi ha abitato in vario modo e quindi mi sembra uno scenario possibile. L'Italia si è trovata molte volte al centro di una possibile penalizzazione, non è un mistero, così come la Francia, che vive anche lei il peso di un debito enorme. Sono scenari, diciamo, della realtà. Chiaramente un film di questo tipo, li utilizza in un modo che va poi in una direzione appunto che fa riflettere, che ti porta dentro un'avventura umana singolare, che è quella che racconta il film. Non si pone il problema di dare, come dire, che si può porre un articolo di giornale o un'inchiesta, lo fa in un altro modo. Qual era l'altra domanda? La La televisione. televisione, io sono un frequentatore della televisione, quando la televisione ti offre delle occasioni, come comincia a offrire, e quindi siccome mi hanno proposto di scrivere una serie che stiamo sviluppando con Angelo Pasquini e Angelo Barbagallo, che è una serie sulla politica, le dico subito che proprio appunto spero che si concretizzi, è un'occasione che mi piace molto. È un luogo da cui si può sviluppare nel tempo il destino di alcuni personaggi e delineare dei paesaggi possibili come quelli appunto di cui si parla in questo film.